Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Gen, benvenuti all'appuntamento con il Napoli su Telecapri. Mercoledì ci avviciniamo alla partita di domenica, Torino-Napoli, ma soprattutto sono ore davvero molto calde per il mercato del Napoli in entrata e in uscita, quindi sarà molto dedicata a questo tema la puntata di stasera insieme a Pierpaolo Matrone. Ciao Paolo, un saluto a tutti i telespettatori. Sì, ormai il mercato si è aperto, stiamo entrando nel vivo. Oggi giornata di visite mediche per Mazzocchi e quindi poi oltre all'esterno andremo a fare un focus ovviamente sul difensore, sul centrocampista e su quello che potrà accadere. Anche con qualche possibile novità in uscita, Esatto. notizie dell'ultima ora raccontano questo, vediamo. Delia Zito, ciao, buonasera. Buonasera Paolo, buonasera Pierpaolo, buonasera a tutti voi. Per contattarci 345 600 2947 per i vostri messaggi WhatsApp e 081 30 85 977 se volete chiamarci direttamente. Poi siamo in diretta anche su Facebook e YouTube con la pagina Telecapri, giusto? Giustissimo, e poi anche la pagina Twitch Telecapri 15, iniziamo tra poco, pubblicità. Pierpaolo, facciamo il punto. Beh, hai detto già Mazzocchi, da domani dovrebbe allenarsi. E Esatto, esegnativo poi dell'ufficialità. invece dobbiamo capire un po' come sta andando, perché si leggono cose diverse, tra è quasi fatta, si avvicina, c'è un inserimento di qualche altro club per quanto riguarda Samardzic. Parliamo di due cose, una sicura, una fatta e una sicura come trattativa in corso. Per le altre siamo forse in una fase ancora siamo ancora un po' più lontani da per poter parlare di possibili firme, possibili visite mediche e quant'altro. Assolutamente sì, per Mazzocchi hai detto tutto tu, visite mediche svolte oggi, in attesa dell'ufficialità, poi dopo l'ufficialità faremo anche un focus insieme, magari nella puntata di venerdì, sul giocatore, sui numeri, su quello che può, apportare alla formazione di Mazzarri. Per quanto riguarda Samardzic, sì, anche qui si entra nel vivo perché il Napoli vuole, averlo al prima possibile, avendo già ceduto Elmas, anche Mazzarri. Ricordiamo che il Napoli in questo momento ha pochissimi cambi dal punto di vista offensivo, quindi anche magari, per farlo allenare un pochino prima della Supercoppa e sfruttarlo anche in Supercoppa. Quindi, E poi a sicuramente. centrocampo non ci sarà nemmeno Anguissà. Esattamente, non ci sarà, c'è un po' di una complicazione, comunque c'è stata una complicazione per quanto riguarda Samardzic, perché il papà è comunque un osso duro, vuole sicuramente delle commissioni, quella che poi ha fatto saltare la trattativa con l'Inter. Il Napoli siamo ormai abituati. Non vuole mai cedere a questi, tra virgolette, ricatti degli agenti, dei padri agenti, insomma dei calciatori, quindi staremo a vedere poi come si risolverà. La cosa importante però è che il Napoli lo vuole fortissimamente. C'è stato un po' l'inserimento anche della Lazio, però sinceramente a me non risulta in maniera molto forte. Ha provato a offrire Basic, almeno da quello che si legge, a me non risulta che ci sia questo inserimento forte, anche perché il budget di Lotito è limitato, mentre il Napoli può spendere e può dare all'Udinese praticamente i soldi che vuole. Per quanto riguarda invece la difesa, come dicevi tu, siamo in fase embrionale, credo che comunque è una cosa da fare più nella seconda metà di questo mese, comunque dopo aver concluso altre operazioni. In uscita l'ultima ora invece la dà Sky Sport, risulta anche a me dopo aver fatto qualche verifica, c'è questa tentazione araba per Politano, l'Al-Shabaab si è mosso in maniera ufficiale e concreta, avanzando un'offerta da 12 milioni di euro al Napoli e quindi il Napoli la prenderebbe sicuramente in considerazione, anche perché ricordiamo stiamo parlando di un calciatore ormai ultra trentenne, quindi Scadenza scadenza 2025. 2025, di conseguenza sarebbe anche probabilmente l'ultima finestra di mercato utile per venderla ad una determinata cifra e comunque fare una plusvalenza. Al giocatore sono state offerte 7 milioni di euro l'anno, quindi anche per lui sarebbe un'offerta molto importante. Qui il problema, o comunque diciamo la questione che ancora non fa entrare la trattativa nel vivo, è il fatto che Politano vorrebbe rimanere al Napoli, andrebbe un attimino convinto. 7 milioni di buoni motivi ce li ha per andare, ma comunque c'è anche tanto altro, ecco. Eh sì, dobbiamo vedere, sono situazioni tutte da decidere, però a differenza del mercato estivo dove c'è 2 o 3 mesi per temporeggiare, qui bisogna essere decisionisti rapidi perché il mercato poi finisce, le partite arrivano e il mercato finisce, la Supercoppa arriverà, la gara di Torino già ci vedrà protagonisti con un organico un po' ridotto all'osso, poi Supercoppa potrebbero, auguriamoci, essere 2 partite in 4 giorni se Napoli supera la Fiorentina. Il 18 in semifinale, ce n'è un'altra il 14 con la Salernitana, poi ce n'è un'altra il 28 con la Lazio, insomma il mese di gennaio potrebbero essere 4, ma potrebbero essere, auguriamoci, 5,
le partite da giocare, quindi io, se, tutti questi nuovi acquisti ne fanno 4, 3 invece che una soltanto, o addirittura nessuna, perché arrivano il 29, il 30 di questo mese, o il 31, 31 no, finisce. Mi sembrerebbe meglio, però diciamo che adesso per quella che è la storia del Napoli, come velocità nel chiudere le operazioni, vi dico subito la mia, mi accontenterei di avere Mazzocchi e Samardžić nella lista dei convocati per Torino. Cioè, Mazzocchi ci sarà, Samardžić è la mia speranza che ci possa essere. Ma Complicato, Paolo, lo so che è difficile, lo so, complicatissimo. però ho detto quello che spero io, pur sapendo che è complicato. Perché alla fine, se no, abbiamo veramente tre centrocampisti, tre, no, Sì, Gaetano, quattro, quattro, più ne abbiamo Gaetano, sì. quattro. E tra l'altro la panchina, come dicevi tu, risicatissima perché il Napoli avrà probabilmente anche Politano ai box perché oggi non si è allenato. Ovviamente staremo a vedere poi nei prossimi report. Manca Manca poco sempre comunque alla Nathan per un partita. mese, ti Manca Nathan, ricordiamo a manca proposito di Matias Soldè, Bollettino che adesso giocherà Gollini, se sta Gollini bene anche in innanzitutto. Supercoppa. Se sta bene Gollini, perché No, l'ultima Gollini gioca i giorni Gollini è dovrebbe giocare, rientrato comunque è in rientrato, lutto. quindi Gollini con Contini secondo. Marianna, ciao! Buonasera Paolo, Buonasera a buonasera a te. tutti, Ciao complimenti Marianna. per tutte le tue trasmissioni che seguo molto spesso. Allora, Grazie. io non parlo di calciomercato, ma volevo parlare di altro, fare un'altra osservazione, cioè ho visto tra Capodanno e il primo dell'anno tanti video ovviamente che ricordavano il campionato, l'anno eccezionale del Napoli del Sì. 2023. E ripetevano, ci facevano vedere tanti, tanti gol, tutti quei bei gol di Kvara, di Osimhen. E io più li guardavo, più mi veniva un nodo in gola perché dicevo: ma quei gol così belli, così tecnici, così quasi perfetti, dove sono andati a finire? E diciamo che anche nelle altre tue trasmissioni, che appunto dove ti seguo, ti ascolto molto volentieri, hai sempre cercato di analizzare, di capire dove era il problema e abbiamo capito Fino a che dove si può capire, fondamentalmente perché il calcio pensare di capire sì. tutto è impossibile. Sì, certo, perché poi ci sono tante variabili Esatto. Quindi che. quelli là che hanno la certezza di aver capito, secondo me non hanno capito niente. Io provo a fare ipotesi, ecco. E la prima è quella dell'allenatore La sbagliato. prima, secondo me, è l'allenatore. L'allenatore Esatto. sbagliato, ecco. E dopo, secondo me, perché cambiato l'allenatore, ok, non è tantissimo, però insomma, dopo il cambio abbiamo visto che non è cambiato tantissimo in campo Infatti, e come nella sto dicendo mente. da giorni, Marianna, non è una battuta, è una preoccupazione. Per il momento possiamo parlare di allenatore sbagliato, perché Garcia il rapporto si è chiuso, Singolo. arrivederci e grazie. Sì. Speriamo di non dover dire allenatori sbagliati, Al speriamo di no. plurale, esatto. Esatto. Sì, infatti secondo me l'altra cosa che bisogna valutare è forse diciamo, l'aspetto mentale dei giocatori che forse sono arrivati a raggiungere un obiettivo talmente grande che non erano capaci forse di sopportarlo sulle proprie spalle e nella propria testa, forse perché non si è mai Guarda, io vinto penso che sia loro, non hanno mai possibile questa vinto. ipotesi, Marianna. Io penso che sia verosimile, erano calciatori non abituati a vincere. Però mi resta la domanda, ma se veniva l'allenatore giusto e trovava il modo di stimolarli nella maniera giusta, che cosa succedeva? Si ripetevano? Andavano almeno più Secondo me vicini al ripetersi, almeno più questa è una. vicini al ripetersi, non proprio uguale, un po' meno, ma un po' meno, qui è troppo meno. Infatti, secondo me, forse se fosse rimasto anche Spalletti e quindi da avere una continuità, forse non si sarebbe ripetuto lo stesso campionato perché appunto ci Questo. sono talmente tante variabili che non è possibile avere la certezza e Cioè, avevamo per ripeterlo. esempio una Però decina di punti in sicuramente. più e stavamo terzi, che è terzi, eravamo terzi, ecco, Esatto, tanto per fare un esatto, esempio. esatto. Anche sì, perché secondo me è anche il peso di portare questo scudetto sulle spalle che la mentalità, la testa dei giocatori, forse Guarda, di su questi questo si giocatori. dibatte molto, Mariana, su questo si dibatte molto, il peso, la responsabilità di essere campione d'Italia o l'autostima che cresce perché hai vinto. Quindi c'è una Esatto, è anche corrente di quello, pensiero che perché dice che anche. possa essere negativo, ce n'è un'altra che invece dice ti sei liberato dal peso di non essere un vincente, diventi un vincente, trovi più fiducia nei tuoi mezzi e ti viene tutto meglio.
Io ripeto, tutte queste domande non hanno una risposta sicura. L'unica domanda che secondo me ha una risposta sicura, e non riesco a farla con il nome preciso, è l'allenatore buono, l'allenatore che ti stimola bene, che ti mette bene in campo, che ti dà la voglia di vedere negli allenamenti che cosa stai facendo per migliorare ulteriormente. Secondo me ti fa divertire, ti fa dimenticare tutte queste ipotesi che facciamo noi da un punto di vista mentale, perché io poi sono sempre uno che teorizza che l'aspetto mentale entra in scena dopo, non prima. Cioè, se tu giochi male, l'aspetto mentale ne risente in maniera negativa, se giochi bene, invece ti entusiasmi, c'hai gioia, c'hai tutta una Esatto, sì, conseguenza. esatto. Posso dire anche un'altra cosa, secondo me, anche dietro ai calciatori ci dovrebbero essere delle persone che, non dico devono gestire la loro mente, ma anche un po' il loro carattere, perché anche i Qua tocchi un tasto procuratori che dolente. dicono, anche i procuratori che magari possono No, insinuare nelle tra loro procuratori, mo menti. senza generalizzare, cioè, mo generalizzo perché non vado nel particolare e, no, e voglio dire ci saranno eccezioni che confermano la regola, ma la regola è che fra procuratori, agenti, intermediari che consigliano agli agenti di cambiare ogni anno squadra perché loro ci guadagnano, parenti Esatto. a volte, come possiamo tranquillamente vedere, i calciatori sono veramente circondati da persone che li vedono più come una miniera d'oro che come esseri umani. E quindi l'unico obiettivo che si pongono è come fare a farli guadagnare di più. Tutto il resto passa in secondo piano e questo è un fatto molto negativo. Marianna, grazie. Posso dire solo al volo un'altra cosa, veloce, veloce? Voglio dire Vai. anche che comunque l'anno scorso dietro di noi c'era la Lazio, che come vediamo anche quest'anno è dietro ancora di noi, quindi Un diciamo non ha punto. fatto tanto meglio, e così anche il Milan, post loro scudetto, si sono classificati in Champions per il rotto della cuffia perché la Solo per la Juve non Juve ci è che sarà andata. penalizzata. Quindi, Sì, esatto. quindi anche questo, insomma, dovremmo un po' anche noi cercare di non pensare sempre soltanto allo scudetto vinto l'anno scorso e comunque, tra virgolette, accontentarci, però vedendo delle belle No, noi dobbiamo partite come entrare. questo che stiamo vedendo Ciao adesso. Marianna, grazie. Grazie, ciao, ciao. Noi dobbiamo entrare nella convinzione che il momento del Napoli è buono storicamente, il momento attuale è molto negativo. Storicamente noi siamo con una squadra forte, Forte, sì. poi con una società sana da un punto di vista economico, non c'ha problemi. Quindi ci sono tutte le premesse, se non si commettono, e non credo si commetteranno, gli errori che sono stati commessi nell'ultima sessione di mercato, quella estiva, a partire dalla scelta dell'allenatore, il Napoli potrebbe aggiustare abbastanza rapidamente le Paolo, se cose. potessi dare Delia. un consiglio ai calciatori, cosa diresti? Io ai calciatori direi pregate la Madonnina bella che l'anno prossimo viene l'allenatore Lo sapevo. che andate a portare il cielo alla Madonna di Pompei, tu sei di lì vicino, Sì, quindi Pompei. potrei, se i calciatori mi stanno a sentire fammi sapere se passano per la Li chiesa della aspetto. Madonnina di Pompei e portano il cielo, Anche se sono più vicino io, sei più devo vicino di me, dire. no, Paolo, lei li prima. aspettiamo. Lei, vabbè, ha cambiato, però prima no, non devo aiutare, non è che modo l'indirizzo nuovo, No, l'indirizzo no. vecchio, tu abita proprio alle spalle della. Certo. Allora, chiedono se Samardžić sia in grado di sostituire Zielinski. Io credo che in questo momento, se viene adesso Zielinski c'è ancora e quindi bisogna vedere se entrano in competizione oppure se Samardžić può giocare anche da qualche altra parte. Questa è la prima. Secondo me possono giocare anche insieme. Anche se in linea di massima entrerebbero in competizione, poi con Anguissa e Lobotka insieme in campo, e con Kaius anche. Quindi entrerebbero in Tra competizione. l'altro Come Samar. sostituto, comunque sì, alla fine l'idea è quella di fare un investimento su Samardžić, anche se in questa sessione di mercato viene per compensare la partenza di Elmas, in prospettiva viene per diventare titolare al posto di Zielinski, quindi è sì la risposta. E secondo me può essere anche un vice Lobotka all'occorrenza, no? Ho Perché saputo questa cosa che lui ha parlato in dell'idea. passato disse questa cosa che mi piaceva, insomma, fare anche il playmaker, considerando che il Napoli demme deve cederlo. Però Demme gli non piace viene neanche. fare il playmaker sicuramente perché è un giocatore che ama avere il pallone più volte tra i piedi. Però a me mi pare, anzi sono sicuro, che gli piace molto partire con la palla al piede, accelerare, come Un abbiamo ben potuto cursore, dici, vedere, certo. più volte. Quindi proprio il playmaker è più uno di posizione che si muove in un raggio più limitato. Lui è uno che l'area di rigore avversaria la vuole andare a toccare spesso. Quindi non lo so, molte volte guardi i calciatori.
Ti dico una cosa che è assurda in questo. Non conoscono bene il loro ruolo. Sì, è vero. Ci vuole, gli allenatori devono dire qual è il ruolo dei calciatori. A volte tengono delle preferenze che poi non corrispondono esattamente alle loro caratteristiche. Paolo, su YouTube rispondiamo anche a qualcuno dei tanti tifosi che ci sta seguendo, vi ringraziamo come di consueto. Arturo Serino ti chiede, per te che fine farà Simeone e chi prenderà eventualmente il Napoli come sostituto, sempre se lo Ma prende? io penso che lo convincono. Io penso che in una maniera. No, non sei d'accordo tu. No, io sono d'accordo, sono Io penso che d'accordo. lo convincono, a meno che non arrivi una grande offerta e poi Napoli dovrebbe trovare chi trova in questo momento. Io la vedo difficile, sinceramente, andare a prendere un altro attaccante, perché poi chi viene? Viene un attaccante qui sapendo che dopo un mese torna Osimhen e non gioca. Devi provare a convincere Simeone. Come si convince Simeone? Simeone si convince Mettendolo in campo col Torino. nelle prossime 3-4 partite, perché altrimenti il conto Simeone te lo presenta quando poi sarà molto molto difficile gestire la cosa. Perché se il 27, quando, no, quando è quella l'ultima, 27 con la Lazio, Sì. arriviamo che lui ha giocato pochi minuti, Torino, Salernitana, Supercoppa 28. e Lazio, ha giocato pochi minuti. Gli ultimi 3 giorni saranno una cosa terrificante poi per trattenerlo oppure per trovare una sostituzione una soluzione alternativa. Delia. Se andrà via anche Politano, allora sarà chiaro il cambio del modulo. Ettore da Benevento. Ma questo sì, è probabile. Io non amo tanto parlare dei sistemi di gioco, però devo dire che la partenza di Politano potrebbe essere un chiaro segnale che si va a giocare con le 2 punte O e col quindi, o 3-4-2-1. col 3-4-2-1, e quindi in quel caso poi ci può stare pure 3-4-2-1 perché hai tanti sottopunta. Lindstrom, Lindstrom, Raspadori, Raspadori, Samaris se Samardžić arriva, stesso che può giocare certo. là. Quindi, E Kvaratskhelia e soprattutto ovviamente. dai spazio anche a Simeone davanti, che magari ecco, se Simeone storce il naso che vuole giocare di più, Esatto, non è puoi avere stato. Osimhen e Simeone invece di avere Osimhen, Raspadori e Simeone per quella casella lì. Sì, poi questo ovviamente 3-4-2-1 potrebbe creare qualche problema al buon Zielinski, che però, insomma, ora col fatto che va via sicuramente a giugno potrebbe non essere più così inamovibile. Non lo Sì, so, è questo, certo. però è un'ipotesi che sto facendo. Quindi sì, Io però noi però dobbiamo, per rispondere alla domanda al di là del mercato di Politano che va via, che giustamente dice l'amico, potrebbe far pensare a questo. Noi ancora a oggi, io parlo di quello che ho sentito, non di quello che circola gira nell'aria. Io Mazzari non l'ho mai sentito parlare di cose diverse finora. certo. Però ecco, non è arrivata la domanda nel post partita contro il Monza. Spero che arrivi nella prossima conferenza stampa pre-Torino, perché poi contro il Monza si è visto in non possesso questo Sì, però come ricorderai 3-4-2-1. bene, il fatto che Zerbino non vada a prendere il braccio, tu ti riferisci a Zerbin Sì. e molti si stanno riferendo a Zerbin che non va a prendere il braccetto e quindi lo vedono come quinto e non come L'aveva terzo. fatto anche Però Lindstrom contro bravo, la noi Roma. l'abbiamo fatto vedere. Chi sta parlando di questo sicuramente ha commesso un grave errore, ma non che non ha notato la cosa, che non ha guardato la nostra trasmissione, che Esatto. l'abbiamo spiegata bene la cosa. Gianni. Ah, pronto, dottore, buonasera. Buonasera Gianni a da te. Mergellina. Posso Mergellina, parlare? come no? Dunque, bisogna ricordare lei che può andare in questi ultimissimi giorni prima di Torino-Napoli, che Juric ha salvato il Verona facendo una tattica immemorabile, non memorabile, immemorabile, cioè in difesa un 3-6-1 e in attacco un 3-5-2. Quindi bisognerebbe agire sulle ali e tirare al centro, anche se abbiamo i nanetti di 1,50, fa niente. Un gioco all'inglese che non tramonterà mai. Non so se lei è d'accordo. Ma io mi ricordo come abbiamo battuto il Torino l'anno scorso. Esatto. L'abbiamo battuto Eh beh, andando era a un'altra sfruttare. squadra. Sì, ma dico di solito le squadre che giocano come gioca quella di Juric si battono con la qualità nel fraseggio e con l'imbucata perché ci sono gli spazi da attaccare quando loro ti vengono a prendere uomo su uomo, portando qualche centrale fuori posizione, si apre lo spazio alle spalle e si possono attaccare. Quello è il punto debole dell'atteggiamento dell'Atalanta, del Sì, Torino, infatti c'è delle. proprio la prova Atalanta, che è stata la prima con Mazzarri, no? Che Sì, ma questa voglio dire, questa difesa 3-6-1 di Juric non è Ma stata guarda che più che io ho 3-6-1 loro ti vengono a 76 prendere. anni. Io ho Ma loro ti vengono a 76 prendere anni uomo e su ne ho uomo, viste ora di non è. tutti i colori. Ora Loro ti voglio vengono a prendere dire, uomo su uomo, guarda, più che. Allora loro sono a tre. le partite si sono vinte sempre a centrocampo. E poi le devo dire l'ultima cosa e poi la saluto.
prego. Le dico l'ultima cosa e poi la saluto. Guardi che Temme è un ottimo giocatore, non è un fuoriclasse, ma è un ottimo giocatore. Ha giocato del bene pure con la maglia del Napoli. È una grossa criticata. La saluto e la ringrazio. Ma che Demme sia un buon giocatore ce ne siamo accorti, perché ha fatto buonissime stagioni con la maglia del Napoli, non è che abbiamo bisogno di ritornare alle sue esperienze tedesche, l'abbiamo visto noi, non dico tra i migliori, quasi molte volte tra i migliori in campo addirittura. Sì, la prima stagione, i primi sei Napoli, mesi. Sì. Sì. Poi è successo quello che è successo e adesso, quelle poche volte che l'ho visto, chiaramente ha perso un po' di ritmo partita, non mi sembra nelle condizioni ottimali. Il problema di Demme è che ha un ingaggio da 3 milioni di euro, 2,9 milioni di euro, che ha 32 anni, quindi sicuramente non gli sarà rinnovato il contratto, scadenza 2024, se riesce a cederlo per una... Per ora sta rifiutando un po' tutto. Sì, per ora, dall'estate continua a rifiutare tutto, quindi... Magari per questi ultimi sei mesi può rendersi ancora utile, perché poi la coperta è cortissima a centrocampo. Ah, tu però, dici proprio in emergenza? Sì, proprio, sì, in emergenza totale. C'è da dire che poi, ecco, Mazzarri disse che era infortunato Demme nell'ultima partita contro il Monza, e poi però il Napoli nei report non ce ne ha mai dato conto. Un affaticamento. Delia. Evitare l'acquisto di calciatori africani e sudamericani, visto i ritmi del calcio moderno e i continui viaggi e infortuni. Saluti da Andrea, ci dà un consiglio sul calciomercato. Sì, allora gli africani... Non per il ritmo partita, perché anzi loro il ritmo partita ce l'hanno. Gli africani è per questo problema, diciamo, ogni due anni si va a verificare della Coppa d'Africa, nel bel mezzo del campionato. Insomma, ogni due anni è un anno sì e un anno no, e quindi è un problema. I sudamericani, un discorso un po' più ampio, che non lo farei così secco e definitivo, non vale per tutti, ci sono sudamericani e sudamericani, perché abbiamo visto che molti invece si sono adattati meravigliosamente al calcio europeo, no? Siamo pieni di giocatori sudamericani che fanno benissimo nel calcio europeo, quindi Paolo, io dipende. Ho sentito molte lamentele su Osimhen sul fatto che si ammalava spesso e stava spesso fuori. Su Osimhen sì, Osimhen, ora il problema è vedere se... Con la valutazione che c'è, con l'ingaggio che c'ha, questa cosa non possa essere un pregiudizio per gli acquirenti. Perché 130 milioni quest'anno, speriamo che vada tutto bene per il Napoli di quest'anno, per lui ovviamente, per il Napoli in questa stagione, ma soprattutto in prospettiva cessione. Perché se non si ha mai in Coppa d'Africa, come spesso avviene, questo si ferma una da voto e alla fine di quest'anno ci troveremo con uno score di, che ne so, 20 partite giocate. E tutti quelli che saranno interessati a Osimhen diranno al Napoli: ti diamo la metà, perché amici, gioca la metà delle partite, terrà pure la clausola a 130, la metà della clausola, perché gioca la metà, ma come te li diamo questi 130? No, ma questo sembra però è un problema, è uno scenario concreto, la clausola c'è, il che non significa che se arriva un grande club e dice ti do 80, il Napoli necessariamente può impuntarsi, oppure addirittura che gli convenga impuntarsi a dire no, 130 o niente, perché se dice 130 o niente e non lo riesce a vendere, si tiene un giocatore fortissimo, che però salta molte partite, fortissimo, che però poi non è più un giocatore fortissimo a 4 milioni, ma è un giocatore fortissimo a 10 milioni, che è una cifra che il Napoli, ora per questo periodo, se la deve gestire, perché... c'è questo problema di aver dovuto portare la clausola a 130, c'era questa proporzione che lo rendeva obbligatorio l'aumento dell'ingaggio, ma a bocce ferme inizio prossimo campionato, se Osimhen resta in organico nel Napoli con l'ingaggio a 10 milioni e succede l'inferno, assolutamente vanno tutti quanti a chiedere, no, ma se non arriva nessun club è il Napoli che chiama l'Arabia Saudita e dice prendetevelo, è costretto a scendere anche a meno, sì assolutamente, cioè il Napoli gli ha rinnovato, quindi nel tour dalla Madonna di Pompei troverai anche De Laurentiis che va a mettere i ceri affinché arrivi l'offerta di 130 milioni. Anzitutto affinché non si infortuni qui in Coppa d'Africa, altrimenti è davvero un caos totale, perché poi se si fa male in Coppa d'Africa salta un sacco di partite. Poi c'è da dire che deve confermare anche in campo, in campo è fortissimo, però anche nei numeri, non dico i numeri della scorsa stagione, esatto, ma comunque quelli che l'hanno portato ad arrivare a questa valutazione. Esattamente. Paolo, rispondiamo anche ad un amico su YouTube, perché ti dice Francesco Catugno: assurdo come non si dia un'accelerata al mercato, i rinforzi dovevano già essere pronti per la trasferta di Torino, visto che ci giocheremo il quarto posto punto a punto con le altre. No, vabbè, io da un lato sono d'accordo con Francesco, da un altro lato però dico, dal Napoli mo non ci aspettiamo una completa inversione di tendenza, se poi alla fine del mercato ne fa due, uno la settimana prossima e uno alla fine,
per quelle che sono le abitudini del Napoli, possiamo essere molto già felici. Mi sembra buono, ricorderai non la scorsa estate ma anche due estati fa, quando comunque bisognava fare un pochino più di cose, comunque ci sono voluti 3 mesi per fare 3-4 operazioni, quindi così è. Però stanno provando, devo dire, ho la sensazione ora, però non è, stanno provando a smussare qualche angolo, che significa non essere proprio impuntati. La mia posizione è questa, lo dico perché parliamo della prima operazione, per fare capire alla gente, se il Napoli era il Napoli dell'estate, Mazzocchi non avevamo chiuso, perché il Napoli dell'estate si impuntava un e mezzo, io lo valuto un e mezzo, invece qua ha fatto la seconda, ha fatto la terza in 3 giorni e quindi mi sembra che ha velocizzato oggettivamente, no? Assolutamente sì, fermo restando che poi qualcosina ha voluto risparmiare sul finale, ma questi sono retroscena che però dobbiamo parlare delle caratteristiche e della volontà di leggermente modificare le caratteristiche. Augurarci che le persone, quindi, perché qua stiamo parlando di una persona, sì, ogni tanto siamo la società, ma qua stiamo parlando del professor, dottor, avvocato, Lupman, come diceva Paolo Villaggio, Aurelio De Laurentiis, che decide tutto lui. E quindi è fatto così lui caratterialmente, l'ha fatto tutta la vita con gli attori, l'ha fatto con i calciatori, l'ha fatto con gli intermediari. Mo pensare che questo mese di gennaio, perché si è ammesso le sue colpe, però si trasformi completamente, diventi l'uomo più disponibile nelle trattative con l'interlocutore, mi sembra chiedergli un po' troppo, quindi accontentiamoci, ecco, questa è la parola, di un leggero tentativo di migliorare certe caratteristiche di come porsi, no, con gli interlocutori, che poi però se volete sapere, cioè, però ve la devo dire la mia, che io gli do ragione pure, non è che gli do torto, perché tutti questi ricattucci, come ha usato prima la parola, per Paolo fanno veramente schifo. E quindi io sono allineato con De Laurentiis. Purtroppo però se ci vuoi stare in questo mondo devi accettare le regole non scritte, ma che oramai esistono in questo mondo del mercato, perché non puoi fare tu le regole nuove, dettare tu le regole nuove, e devi adeguarti, che poi non mi piacciono, come non piacciono a De Laurentiis non piacciono neanche a me, figuriamoci. Gianfranco, buonasera Paolo. Buonasera a te. Buonasera a tutti. Ciao Gianfranco. Paolo, scusami, io per quanto riguarda Osimhen, non so se ti ricordi una mia telefonata, la mia idea è che Osimhen andava venduto a giugno, e secondo me a giugno, e secondo me ti abbiamo perso, Gianfranco, ci sei? È caduto? Mi sa che è caduta la linea, vediamo se riesce di nuovo a intervenire o a riprendere la linea Gianfranco, perché adesso è caduta? È caduta. Quindi Gianfranco, siamo rimasti a secondo me. Ma noi per quando possiamo essere bravi, intelligenti e perspicaci, come facciamo a capire qual è il secondo me di Gianfranco? Ci vorrebbe un indovino. Non c'è fra noi tre l'indovino, c'è? No. E allora andiamo ai messaggi. Allora, Antonio ci chiede, come mai Simeone viene impiegato con il contagocce? Questa è una domanda alla quale abbiamo provato a dare una risposta anche con i numeri. Sì. E i numeri hanno smentito Mazzarri, diciamo, purtroppo. Mazzarri ha detto che non era il suo modo di gestire Simeone particolare, ma era normale in linea con quello dell'anno scorso, quindi con quello di Spalletti. Siamo andati a fare una verifica, perché i numeri sono numeri, insieme al nostro amico Guido Gaglione, abbiamo fatto la verifica, abbiamo scoperto che i minuti in media quando manca Osimhen sono ben 34, altro che 86esimo quando è entrato col 86, quindi 86. Effettivamente è un'anomalia. Poi ripeto, l'utilizzo col contagocce di Simeone quando c'è Osimhen è fisiologico, è naturale, è impossibile da modificare, ma quando non c'è Osimhen, porca di una miseria sozza, ma dai un cazzo a lui teniamo, quando non c'è Osimhen deve giocare. Io mo non vorrei fare l'estremista opposto e dire che per me quando non c'è Osimhen deve fare il titolare, ma quasi quasi vi dico che quello è il mio pensiero, e mentre dico il mio pensiero, che dice ma il tuo pensiero che cacchio conta, io però vi vorrei far ricordare Real Madrid-Napoli, l'unica volta che è partito titolare Real Madrid-Napoli, una partita difficile, ha fatto gol e all'ultimo minuto del primo tempo stava facendo il secondo gol. E la storia ve la ricordate com'è finita? Col Frosinone aveva fatto gol? Col Frosinone aveva fatto, no, col Real Madrid com'è finita dopo che ha fatto gol e poi l'altro gol l'ha quasi fatto la doppietta in casa del Real Madrid, che al 46esimo ha fatto la doccia. Sì. Mannaggia la sbotellina, mannaggia. Antonio, ciao. Buonasera Paolo, buonasera a tutti voi.
Buonasera. Sono una persona pessimista e quindi potreste mandarmi a quel paese. Senti, io ho un po' di paura perché c'è troppo caos. È inutile che parliamo dal presidente, i due allenatori, i giocatori e tutte le altre cose che... Io non lo so se mi ricordo bene, c'ho una bella età, ma forse avevo 15 anni, 50 anni fa, mi ricordo. Una squadra, non ricordo quale, che era pure quotata, alla fine era? Per lo scudetto, quotata per lo scudetto, ah, per la Champions. Ecco, poi si ritrovò nei bassi fondi a dover lottare. Sono esagerato. Si perde la riserva prima, perché parliamo sempre di... È giusto parlare, concludo, parlare del quarto posto. Prima ci siamo abbiamo uscito lo scudetto dal tetto e poi il quarto e poi lì. E continuiamo a scendere però. No, e vabbè, questo... No, Anto, questa è eccessiva. Questa, ti devo dire la verità, mi sembra inverosimile, eccessiva. Il Napoli è una squadra talmente forte che non c'è nessun rischio. Insomma, queste sono le ultime parole, come si dice, le ultime parole famose. Però niente, brutti sogni, perché non ci crederete, ma ogni tanto me lo faccio sto sogno, perché avendo vissuto l'esperienza del Napoli in Serie B e in Serie C, io mi faccio il sogno che non siamo in Serie S. Sapeste come mi sento male quando mi faccio quel sogno? Però adesso non c'è nella realtà questa problematica, non c'è proprio, nemmeno lontana, quindi no, questo no. Paolo, il rischio invece che c'è è quello lì, che l'anno prossimo non siamo nelle coppe. Sì. Dopo 16 anni, 17 anni. Ed è una cosa che dobbiamo evitare, però se non andiamo nelle coppe, per me siamo la squadra favorita per vincere il prossimo campionato. L'ho detto, sta cretinata, vai Pierpa. Sono anche d'accordo con te, basta dire quella Juve di quest'anno che con quella rosa, che comunque non è una rosa molto forte, e con quel gioco che non gioco, se la gioca con l'Inter. No, ti volevo dare l'ultima ora, giusto così per curiosità, perché Onana andrà in Coppa d'Africa il giorno prima dell'esordio, il 14 di gennaio. Allora di non gennaio. È che sono uno che spara quindi tutte cretinate io. Lo sapevo che aprivo un portone praticamente. E allora io non dico solamente sciocchezze e non so come stanno le cose, io dico cose che almeno si dovrebbe provare a farle. Qual era la cosa per cui Paolo mi dà questo assi? Che io dicevo, ti sei fatto squalificare a Roma, hai saltato Napoli-Monza, fallo tu, fallo insieme a De Laurentiis il gesto di chiamare la nazionale nigeriana. Scusate, io, questi amici miei mi danno 10 milioni all'anno, ho saltato parecchie partite, mi vorrei giocare Torino-Napoli, non sto chiedendo la luna che non andava proprio come stanno facendo alcuni suoi colleghi africani, non sto chiedendo questo, sto chiedendo una cosa piccolina, perché Torino-Napoli può essere importantissimo, poi tatticamente era proprio la partita per lui, esatto. A lui eccetera. Ragazzi, io la voglio fare questa partita, la Nigeria che lo portano in palmo di mano, miglior giocatore africano, gli avrebbero detto sì, perché non l'hai fatta, Victor? Anche perché la Nigeria gioca il 14 e col Torino si gioca il 7, quindi sarebbe arrivato l'8, ci sarebbero stati comunque 5-6 allenamenti tempo, da fare. Tutto il tempo, 1, 2, allora Victor perché non l'hai fatto, 2, De Laurentiis, l'hai c'hai fatto? Provato? C'hai provato o non c'hai provato? Questo non lo so. Certo, se De Laurentiis non ci ha provato, tiratina d'orecchio pure al presidente. Ma se ci ha provato De Laurentiis e lui non ne ha voluto sapere, e no, tiratina di orecchie, ma proprio assai, assai ci restiamo male, Victor, se addirittura ti era stata, se ti era stata addirittura sottoposta. Ma io penso che non gli doveva essere sottoposta, gli doveva venire un po' spontanea, per come la vedo io. Però, dopodiché, questa è la mia idea, poi ognuno la può pensare come vuole. Mi hanno detto alcuni amici che, avendola io detta, essendo stata riportata da molti siti, devo dire con tutto l'amore che ci sta per Osimhen, è una di quelle cose che quando le dici di solito tu ottieni 70-80% di consenso. Qua sono andato a sfiorare il 100, cioè quasi tutti erano d'accordo con me. Gianfranco. Buonasera a tutti di nuovo. La linea. Eccoci qua, Gianfranco. Allora, è mia opinione che Osimhen, non so se ti ricordi un mio intervento, tu non eri d'accordo, mio Osimhen era da vendere già a gennaio. Se si trova un compratore a gennaio, secondo me io lo venderei. Però ricordati bene quello che ho detto, perché quando la cosa è eri d'accordo o non eri d'accordo, è solo un pezzettino della mia risposta, che io ricordo perfettamente la mia posizione, ma non la risposta a te. La mia posizione era, è il Napoli,
E il Napoli è in grado con i soldi incassati oggi per la cessione di Osimhen di fare un mercato che migliori l'organico? Se è in grado, io sono favorevole, io ho sempre detto questo. Gianfranco, ricorda che le offerte sono arrivate nel mese di agosto, per Osimhen, Gianfranco c'ha un voglio dire. problema con la linea. Però ricordiamo quello che ho detto io. Io non ho mai detto, ho detto non sono favorevole nel momento in cui ho avuto praticamente la certezza che il Napoli non si riteneva in grado di poter poi reinvestire quei soldi per fare la squadra Sì, più forte. certo. E di fatto è questo che ha bloccato il Napoli. Perché se il Napoli gli davano 100 milioni e il Napoli sapeva con quei 100 milioni di pigliare quattro giocatori forti, il Napoli sei sicuro che l'avrebbe fatto. Assolutamente sì. Ti leggo una domanda di Ciro su YouTube che non si vuole accontentare. Accontentarsi no, fare un campionato dignitoso. De Laurentiis si è incolpato. Bene, allora senza tanti se, senza tanti ma, comprare bene per recuperare e non elemosinare sui costi. Quindi legato di nuovo alle Vediamo, caratteristiche vediamo. Questo, delle ragazzi, negoziazioni. come dico sempre, poi alcune cose si commentano a bocce ferme. Quindi il mercato è iniziato e per il momento noi ci possiamo limitare a dire buona operazione quella di Mazzocchi. Poi il giudizio sul mercato in generale, il voto come si fa alla fine di ogni sessione di mercato, quello si deve dare il 31 gennaio, non si può dare oggi. Delia. Venerdì ero allo stadio a vedere la Spadori giocare, mi piangeva il cuore, ti assicuro che non si può guardare. Spero che a Torino gioca Simeone, Enzo da Marianella. Enzo, in certe partite, diciamo che con le difese che sono basse, veramente fa fatica il buon Raspadori a fare il centravanti contro aree di rigore così affollate, difese basse. Ora, non è che c'è tutta questa distanza fra il Torino e il Monza, però forse c'è la speranzella che il Torino ti venga a prendere un po' più alto di Sì. come ha fatto il Monza e quindi qualche imbucata Raspadori potrebbe farla. Però io continuo a dire che Raspadori è un ottimo sottopunta, anche ad altissimo livello, come centravanti può farlo ad alto livello, ma non può essere il titolare di una grande squadra. Tant'è vero che lo scudetto negli ultimi anni l'hanno vinto Giroud, l'ha vinto Lukaku, l'ha vinto Osimhen, quindi diciamo il calcio va verso questa direzione qui. Poi se sei il Manchester City che giocava addirittura senza prima di prendere Haaland, Però poi se l'è però ha preso comprato, lo stesso. Però eh. oggi per esempio c'è il Real Madrid che gioca così, però stiamo parlando del Manchester City o del Real Madrid con un tasso qualitativo De Bruyne, Bernardo Silva, Rodrigo, Vinicius, Altissimo, chiaro. Bellingham, oppure la qualità di palleggio che aveva il Napoli quando aveva Mertens davanti, e quello ti può permettere di giocare. Oggi se non hai questa qualità di fraseggio e non hai questa, un giocatore a centravanti come Raspadori ti limita. Si limita, c'è poco da fare. Andrea. Ciao Paolo, buonasera a tutti. Senti Paolo, io Buonasera. volevo una tua idea. Si parlava di quattro probabili acquisti. Chiaramente io so che tu nomi non ne fai, ma almeno come ruolo, se riusciamo un attimo a definire chi secondo te potrebbe probabilmente venirci, diciamo, a trovare, Ma c'è il sperando con difensore esterno, un buon l'abbiamo preso, risultato. Mazzocchi. Difensore esterno l'abbiamo preso, può giocare sia a destra che a sinistra, Mazzocchi. Il centrale lo prenderanno, penso. Poi un centrocampista con le caratteristiche simili, diciamo, a Zielinski Elmas, potrebbe essere Samardžić, e un centrocampista che possa fare quello che fa Anguissa. Perché si ritiene che Kaiust invece possa essere quello che può giocare sia a mezzala che anche vice Lobotka. Questo è lo scenario. Vabbè, io spero sinceramente che questi acquisti vengano fatti anche in chiave futura, pensando eventualmente come Sì. potremmo giocare l'anno prossimo. Sperando che venga un allenatore propositivo, qualcuno che giochi moderno. Noi non possiamo puntare ai grandi nomi, naturalmente. Io credo poco in Conte perché, non tanto per il costo di Conte, ma perché Conte vorrebbe presumibilmente una squadra non all'altezza delle possibilità del Napoli, se non in termini di ingaggio. Non parlo neanche di Poi devi cartellino. considerare che l'ingaggio, già quello che chiede lui è altissimo, e poi chiede giocatori con ingaggio altissimo, quindi io non ho capito manco per quale motivo si siano seduti a parlare, però non lo so. Tutto potrebbe essere, però il punto, come dicevi tu, noi potremmo pure dire: io faccio all-in su Conte, gli do un ingaggio mostruoso per le nostre casse. Ma Ma lui il però ti problema chiede i sono i giocatori giocatori con che lui l'ingaggio. chiede. Esatto. Appunto, e quindi No, noi no, infatti la ho capito, politica no, della Valenti la l'ingaggio. conosciamo. Noi andiamo sui cartellini, non siamo sugli stipendi, che sono Esatto. posti Infatti a Conte è fondo perso. l'escluso. Quindi spero
nella scoperta del nuovo derby della situazione. Guarda, ma assolutamente quella è la strada, perché sia un allenatore che abbia delle idee valide e propositive, e ti lascio. Questa è la strada. Non so cosa. Grazie, Andrea. Ciao. No, sono d'accordissimo, il Napoli deve trovare gli allenatori che danno un'impronta, gli allenatori che caratterizzano il gioco. Ieri sera ho visto per l'ennesima volta, questa settimana ho visto, e lo parlavo ieri, ho visto il Manchester City fare 994 passaggi con lo Sheffield, un record clamoroso. Ho visto il Liverpool con Newcastle, l'XG più alto di sempre, 6,50, sì. 6,50 hanno fatto come XG. Sì. E quindi quando vedi, tra l'altro rischiavano cose, anche di perderla, quindi l'ho vista quella partita, però poi quando fai 6,50 di XG o 994 passaggi ne puoi perdere una ogni 30, le altre vinci. Ma Nunez da solo ha fatto tipo 2 e non ha segnato, comunque ha segnato poi, però le vince, visto, cioè le hanno vinte, perché calcolo le probabilità che le vinci quando hai tanto possesso, quando crei tante occasioni da gol, calcolo le probabilità che le vinci, poi qualche volta che non la vince arriva il fessacchiotto di turno, hai visto, nonostante, ma devi guardarlo sul lungo il dato, non sulla singola partita. Ieri sera ho visto anche un secondo tempo meraviglioso del Brighton, che con una rosa nettamente inferiore a quella del West Ham è andata a giocare a calcio, a attaccare. Poi purtroppo hanno dei limiti tecnici, però è l'unica squadra al mondo che somiglia maledettamente al Manchester City, il Brighton, assolutamente, per come sta in campo. Ieri la rosa che giocava, che ha finito, ecco, quella del secondo tempo contro il West Ham, in totale, leggevo proprio prima, valeva 42 milioni di euro. Perché erano tipo 7 giocatori che hanno preso a zero da Ferguson ovunque, e poi soltanto Estupiñán e pochi altri hanno pagato, un totale 43 milioni di euro. Poi ci sono i Welbeck, i Lallana, dei giocatori, Milner a fine carriera. Cioè, De Zerbi c'ha un materiale, non voglio offendere nessuno, scadente, c'ha un materiale da 15°, 16° posto, è ottavo e se la va a giocare faccia a faccia con queste squadre che hanno fatto investimenti spaventosi. Poi qualcuno ancora ogni tanto mi scrive, qualche tipo strano, e mi dice: però sta ottavo in classifica. E vabbè, io mi arrendo in quei casi, che devo fare? Diego! Buonasera Paolo. Ciao Diego. E buonasera a tutti gli altri ospiti. Ciao Diego. Buonasera. Niente, volevo dire questo. Io mi auguro che nella condizione in cui il Napoli è attualmente, parlo di questo, diciamo, schiavitù mentale, perché il Napoli è un po' schiavo di se stesso in questo momento, no? Dati tutti gli eventi con gli allenatori non presi, l'ammissione di colpa di De Laurentiis forse un po' tardiva, vabbè, lasciamo stare. Mi auguro che questo mercato di gennaio sia fatto però in funzione di Mazzarri e non in funzione di un prossimo allenatore, perché io credo che ci sia ancora tanto da giocare, quindi sarebbe assurdo cominciare a fare discussioni. Ma ti posso fare una domanda, Diego? Sì, certo. Di quale Mazzarri stai parlando? Allora, io parlo purtroppo ahimè di questo Mazzarri, ahimè. E quindi del 4-3-3 che lui dice di voler fare? Allora, partiamo da un presupposto, Paolo. Tu sei il giornalismo campano per eccellenza. Grazie. Allora, io ti dico questo. Mazzarri, noi sappiamo perfettamente chi è onesto intellettualmente, sa che è stato preso perché non c'è alternativa a Mazzarri in quel momento. Va bene? Anche là c'è stato... Se no lo prendeva in estate, era libero, è chiaro. Esatto, no, ma al di là di questo, no, voglio dire, perché secondo me là si era fatto tutta una serie di errori, è stato mandato via Garcia, poi destabilizzato nelle parole, poi non si poteva tornare indietro con Conte che ha detto di no, non c'erano altre soluzioni. C'era Tudor, ma Tudor è ancora libero, sì. Esatto. Ora il discorso è questo. Quindi tu dici, ma prendere i giocatori per Mazzarri? Sì, prego, no, che intendi? Ti dico solo questo, prendere il giocatore per Mazzarri, perché io ti dico la verità. Io se il Napoli il 18 batte la Fiorentina ai calci di rigore e poi batte l'Inter in finale ai calci di rigore, io scendo di usare personalmente. Tutti quanti se festeggiamo. Io sto aspettando queste due partite, sperando che siano due, con l'ansia tipica del tifoso, e soprattutto se eravamo primi in classifica in campionato forse ce n'era un po' meno in super, però adesso ce n'è tanta. Ti dirò di più, un'eventuale vittoria di questa coppa potrebbe essere la svolta di questa stagione, ridendo e scherzando, perché tu poi c'hai un doppio confronto con Barcellona,
va bene, che sicuramente parte sfavorito, ma te la vai a giocare, ritrovandosi dentro te la vai a giocare. Allora è importante puntellare questa squadra nei ruoli dove c'è bisogno di puntellare. Mazzocchi secondo me è un'ottima riserva di Lorenzo, anche se viene da un infortunio, ma è un'ottima riserva. No, però mo sta giocando regolarmente da un po' di tempo, è pure bene le ultime. Samardzic sarebbe l'alter ego in questo momento, credo, di Elmas, non di Zielinski. E poi anche se la può giocare con Zielinski. E poi se la gioca con Zielinski. E poi c'è bisogno, secondo me, ci sarebbe bisogno anche di prendere una vera alternativa a Caraschella, che non può essere la Spadori. No, perché assolutamente. Io penso che però... Ti ringrazio, ti saluto e poi ti ringrazio. Un'ultima cosa, Paolo. Però penso che sia, fammi dire, penso che sia Lindstrom in questo il discorso alternativa. Sì. Un'ultimissima cosa che volevo dire. Io sono un allenatore che ho il mio pallino prospettico. Volevo sapere tu che ne pensi. Fabio Picchia. Fabio Picchia, innanzitutto. Da un lato mi auguro che venga a Napoli, da un altro lato non me lo augurerei tanto, perché essendo un mio amico se dovesse andare male farei una fatica bestiale a criticarlo. Ma io ho visto i campionati di no scherzo, è molto bravo, lo conosco bene, secondo di Benito. No, è molto bravo, grazie assai. Saluto. Andiamo a salutare un membro onorario di Uanima, ma è ben noto come attore ed è un grande tifoso del Napoli, Salvatore Striano. Salvatore, ci fa piacere averti in trasmissione, buonasera a te. Ciao Paolo, buonasera a tutti. Grazie per l'invito. Ringraziare Roberto Stanzone che al gruppo Uanima mi dà sempre la possibilità di parlare del mio amato. È una grande passione, anche se il tuo lavoro, ricordiamo, è un altro. Ti abbiamo visto protagonista in tantissimi film molto importanti e di grandissimo successo. Però qui stiamo per parlare, non ti faccio un'intervista come all'attore Salvatore Striano, ma faccio un'intervista al tifoso, esperto di calcio, Salvatore Striano, e quindi inizio a chiederti il tuo stato d'animo in questo momento e le tue aspettative per il prosieguo di questa stagione. E lo stato d'animo è di un tifoso che, visti tutti gli eventi che sono successi dal tuo scudetto, ma forse anche un po' prima, che fosse le ultime 4-5 giornate di campionato, avevo capitato che stava succedendo un casino non bello. Visti come sono andate le cose, io devo ora sorprendere questa squadra. Paolo, tu sei un giornalista serio e soprattutto in Napoli maglia ha tantissime attenuanti per essere sostenuto e non criticato, certo, al momento come fanno questi tifosi, ma semplicemente perché a piccole percentuali hanno tantissimi personaggi delle volte, da Lavrenti a Spalletti ad alcuni calciatori. E quindi la maglia e il Napoli in questo momento l'hanno sostenuto. Il presidente si è scusato, si vede che ha capito un po' di cose anche lui, sta a fare degli investimenti, credo anche seri. Io sono contento con i giocatori, non per l'innovo, metto per terra o per andare via o perché è possibile. Sono contento che se ne vanno, perché poi sono quelli che vanno a inceppare i mercati. Ma infatti, Salvatore, su questo mi fa piacere che introduci questo tema, perché ne abbiamo dibattuto spesso. Cioè, De Laurentiis, che è bravissimo, era rimasto scottato dall'esperienza post Sarri, dove tutti chiedevano gli aumenti degli ingaggi, lui li ha accontentati e poi ci siamo arravogliati mani e piedi, come ben ci ricordiamo, per 2 anni non siamo andati manco più in Champions, dopo il primo anno che ci siamo andati con Ancelotti, poi il secondo e il terzo anno dopo Sarri non siamo manco andati in Champions, e intanto mentre non andavamo in Champions il monte ingaggi era aumentato. Ma questa volta io credevo fosse, diciamo, bastata quell'esperienza, più o meno siamo ricaduti nello stesso errore, con tutta sta voglia disperata di rinnovare, di triplicare gli ingaggi. Grazie, avete vinto lo scudetto, vi vogliamo bene, ma arrivederci, andiamo oltre, calciatori buoni ce ne stanno. Assolutamente, io sono convinto di questo.
Guarda, De Laurentiis è un carattere spaccino, però è un imprenditore bravo, tanto, e da quando è venuto da Tennessee ogni anno, pure un piccolo passetto avanti alla mia squadra, lui me l'ha fatto fare. No, ma non si Tutti dicono discute. che va a fare di più, è un io devo ragionare razionalmente. Poi il calcio ci sorprende sempre, quindi prima parlavate del pittore di Derby, la squadra di medio bassa classifica, cioè, le cose spettacolari, dove prendi un deserto e poi addirittura vincere uno scudetto. Guarda, Questo Salvatore, se io non lo criticherei da Rendis per nulla, ma per una cosa io lo critico molto, perché ce l'ho con lui e lui ce la deve avere con se stesso per questa cosa che dico. Cioè, lui è bravissimo a fare tutto, ma visto che nel Napoli la cosa più importante è azzeccare l'allenatore, perché non dà la responsabilità a uno che capisce bene chi è l'allenatore giusto? Perché. perché gli altri riconosce, ma io dubito che quell'uomo dopo 20 anni, pure quello che sta facendo a Bari è un'altra cosa importante, non capisca niente di calcio, Ma proprio l'allenatore, niente. no, ma ne capirà pure, ma la scelta dell'allenatore ci vuole un livello di competenza. Gli allenatori, tolto player, non ti portano, ti portano la loro No, ma struttura, non dico ti quelli, dicono. No, ma io non E De voglio quelli. Laurentiis ha paura che vede tutte le aziende calcio che fine da queste holding e da questa roba sono tutte indebitate. Non si capisce come fanno a iscriversi in campionato Le regole nazionale. glielo permettono. Stanno Vabbè, ce l'ha passando detto il Gravina, girone. in effetti si capisce, Salvatore, perché Esatto, Gravina come. ce l'ha detto chiaramente, si tutelano i brand e quindi questo è il motivo per cui si iscrivono, lo sappiamo oramai. Assolutamente, assolutamente. Allora lui come privato fa questo e io, la persona tranquilla, anche se soffro e piango quando il Napoli perde, ma sono cresciuta così, perché in 50 anni di tifo facevi 53 scudetti, una Coppa UEFA, una Coppa Italia, e non è che ho Tre vinto Coppa tutti gli Italia. anni. Ma è che anche questo è il calcio, è anche questo il tifoso. A te devo fare un momento che mi ha criticato un avallo, tutto quello che è successo. No, Cioè, ha sbagliato. nel momento particolare sì, qualche critica sì. Come momento storico no, sono d'accordo con te, il momento storico è ottimo. Siamo in Europa da tanti anni, teniamo lo scudetto sul petto, sul momento storico sono d'accordo. Salvatore, ti ringrazio assai. Ti aspettiamo quando vuoi, ci fa piacere anche in studio quando vuoi. Io ti seguo sempre in casa, in trasferta. Io sono un tifoso attivo e ai miei colleghi VIP, aspettata Pasci fora, con Napoli vincerà di Lo scudetto. so, vabbè, figura, ma li Fatemi sgamiamo l'abbonamento con una. Salvatore, mi voglio li bene sgamiamo. a Napoli. Li abbiamo sgamati con una certa facilità a quelli che sono diventati Quest'anno tifosi il giorno dello si fa scudetto. a Ma sapere ce ne siamo esultato accorti. quando si arriva in uno stadio? Ma come si fa a scrivere Ma io canzoni gli e a farei, gli gridare? avrei fatto a quelli che sono diventati. Sapete, questa è una battuta, tu fai l'attore, se vuoi la puoi utilizzare. A quelli che sono diventati tifosi il giorno dello scudetto, io gli avrei fatto la prima domanda. Scusate, a quanti si gioca? Quanti Madonna. contro quanti? Non lo sapevano molti di loro. Sei un grande, la stessa cosa che provo io, e sono quelli che fanno vivere di critica il Napoli. Oggi i giocatori non vengono più giudicati solo calcisticamente. Quindi torniamo a fare i tifosi e Esatto. sosteniamo questa squadra perché ci ha dato una gioia irripetibile, secondo me, nella storia del campionato di calcio italiano. Nessuno vincerà come ha vinto il Napoli, con la sua Ah, no. bellezza, col suo distacco, con la sua forza in tutto. Noi abbiamo vinto con Maradona con 2 punti di distacco, un punto di distacco, e ci accusano pure che è Sì. stato per una monetina. Avevamo il più grande calciatore È di tutti i tempi. un'impresa che resterà. È E un'impresa che questo resta. no. Il Napoli va sostenuto. Sono venute squadre a giocare a Napoli. Poi chiudo, Paolo, scusami. Sono venute Prego. squadre a giocare a Napoli con 10.000 tifosi a seguito che cantavano per 100 minuti alla 13ª sconfitta consecutiva. Si succede Lo a so. Napoli, si guadura il suo presidente a Rosanarnaia, in Arabia Saudita, viva. Salvatore, t'abbraccio. Si piange quando il Napoli perde, non Hai si insulta. ragione. Non demordiamo. Ciao, un abbraccio, Salvatore Striano, attore famosissimo e membro onorario di UANM. Grazie, ciao Salvatore.
È una passione, una bella cosa. Bello, molto genuino, vero, vero tifoso napoletano. Ti leggo qualche domanda da YouTube, poi passo la parola a Delia. Sì. Paolo, io credo che con questa guida tecnica siamo messi peggio di prima. Qui non si vince nemmeno una gara, a Torino rischiamo il tracollo. Vincenzo, ti dice. Vince, non mi fa pensare a Torino in questo senso qui. È una partita difficile come tutte, in un momento in cui noi non abbiamo quelle sicurezze, non abbiamo quelle sicurezze che avevamo, però non è persa prima di giocarla e si può anche vincere, intendiamoci, non vorrei essere così poi disfattista. Delia. Paolo, 4-5 domande con lo stesso argomento, ovvero Sì. Mazzarri. Una di queste, se dovessimo perdere anche con il Aglia. Ho Torino. già capito. Lo voglio cambiare pure. Mazzarri, Ho capito. testerà? Rischia o non Ho capito, ho capito. rischia? Diciamo no, Non rischia, non rischia, non va, rischia. ci siamo, Però fatto una bella figura sia io che Pierpaolo. Lui mi ha esonerato. io credo fino alla Supercoppa non rischia. Perché cambiare allenatore adesso con un'altra partita da giocare, zero allenamenti per andare a fare la Supercoppa, praticamente Poi sarebbe. aggiungo, scusate, Boh. se c'è la possibilità che possa venire Tudor, sempre una Ma alla domanda, eh? fine, Se alla salta fine. Mazzarri si Se viene, piglia sì. Tudor. Alla fine, se Penso. salta, Quindi abbiamo risposto anche a Vito. speriamo di no, però se poi viene Tudor, nata a modo, stiamo punto e da capo, 4 mesi, 1 anno e 4 mesi, no, non ti voglio dare. Paolo, ma gli allenatori che puoi prendere, ecco, lo dicevi tu prima anche a Salvatore, gli allenatori che puoi prendere a giugno non sono i Conte, non sono quegli allenatori lì, sono comunque dei calciatori giovani in rampa di lancio, no? L'abbiamo Lo so, sempre detto. È vero che Tudor non è un allenatore da 4-3-3, però l'abbiamo detto mille volte, andiamo oltre i numerini, secondo me alla fine De Laurentiis si ma tu convince, sai cioè, che almeno non si spero si convince, convince. ma tu sai perfettamente, ho fatto l'empatia, lo sai meglio di me. E l'empatia, visto che non è arrivato subito ad accettare tutto quello che lui diceva, non sarà stata granché. Però hai anche detto che forse sta cambiando leggermente le sue Ma caratteristiche, quindi magari pure leggermente. nella scelta Non lo so, dell'allenatore. guarda, non lo so, per carità. Dipende da quanto si rende conto che la situazione può essere veramente pericolosa. Quando intendo pericolosa, parlo di rischio di non andare in Europa l'anno prossimo. Ma a parte l'Europa, non Quello andare. nel momento in cui, diciamola bella chiara chiara, Ha nel momento in cui, paura di perdere che non lo 60 so, milioni mo, della per Champions, rispondere alla Paolo, domanda che ho per fatto me. te, che hanno fatto gli amici, che ha detto te, mo, non lo so se dopo Torino-Napoli, dopo la Supercoppa, a fine mese, quando, il giorno che io mi auguro non arrivi, perché mi auguro che Napoli cresca ovviamente, ma il giorno in cui De Laurentiis vede col binocolo la qualificazione Champions, secondo me arriva il terzo allenatore della storia. Ma Pure secondo speriamo me. che non Però succeda speriamo che non questo. perdiamo No, anche no, con no, Tudor. no, no, E speriamo per che non questo secondo succeda. me può arrivare Tudor in questo caso, perché la grande differenza con il mese di novembre, quando non hai scelto Tudor ma Mazzarri, è proprio il fatto che a novembre credevi, vabbè, questa squadra in Champions ci arriva tranquillamente. Ah, Ora non lo sì, credi più. ho capito. Ora Se non non lo c'era credi ancora più. quel panico, però. Non c'era il panico di... C'era il panico sullo scudetto, dice, beh, lo scudetto non si può vincere più a meno che non fai una grande risalita, ma Però sulla il Champions quarto eravamo tutti convinti. dicevamo. Anche io mi ci metto, tutti dicevamo questa squadra in Champions ci va Invece anche se oggi alleniamo io effettivamente e te. non siamo Invece proprio più oggi io non ne convinti. sono più Non sicuro, ne tu non siamo sei più più convinti, sicuro. esatto. Umberto. Ciao Paolo, buonasera. Ciao. Ti faccio i Buonasera a complimenti te. prima di tutto perché sei un giornalista di quelli campani che non esalta tanto il Napoli quando deve esaltarlo e non lo butta giù quando c'è da non buttarlo giù. Quindi c'è sempre una certa linea precisa qua nei tuoi giudizi. Grazie. Detto questo, ti voglio dire, io sul discorso di De Laurentiis, io volevo dire che è una perplessità, in quanto questi mal di pancia di Kvaratskhelia, dei grandi Osimhen che sono venuti quando vedevano che i contratti, Kvaratskhelia vedeva che aveva un contratto molto basso, allora voleva aumento di contratto. Arriva Osimhen e un altro mal di pancia il contratto. Ora c'è Politano che le sirene arabe lo stanno tentando. Allora, questi giocatori sono dei professionisti e bisogna capire che il calcio è come un datore di lavoro. Se a me il datore di lavoro dice che io ho un contratto e quando io non gioco bene, io vado e vengo redarguito anche Lo dal so. datore di lavoro. Questi sono un pochino troppo permalosi.
E lo so, però purtroppo è sfuggita. Guarda, io posso, come dicevo prima, sono d'accordo come questione di principio con te che è troppo comoda per i giocatori quando giocano male, stesso ingaggio, quando giocano, appena giocano bene, doppio ingaggio, triplo ingaggio. Però purtroppo oramai si è creata questa situazione e questa situazione, che se ne dica, non è colpa dei calciatori e dei loro procuratori, è colpa dei presidenti di altre società che gliel'hanno permesso. Perché se i presidenti fra di loro non si facevano i giochetti di fregare all'altro dando di più al giocatore, di più al procuratore, di più all'intermediario, questo mercato non esplodeva come è esploso. Oramai è sfuggito di mano, hai capito qual è il punto? Come fare a rimediare nel senso De Come Laurentiis fa a quando si gioca rimediare? È male? Sì. difficile. No, nel Perché mo sono senso che De entrati Laurentiis quando si pure gioca gli male. arabi, che se rimedi e vuoi abbassare gli ingaggi, 2 anni e stanno tutti quanti in Arabia. È finito il calcio, l'abbiamo levato da mezzo. Ecco, no, il problema è che quando tu giochi male, De Laurentiis entra negli spogliatoi, cosa che prima non faceva. E quindi adesso sta iniziando a diventare sempre più presente questa cosa e i giocatori dà fastidio. Anche un'altra Questa domanda è non un lo po' di so calcio. se si deve fare così, onestamente, ho dei dubbi. Secondo te, io sto dimenandomi tra i giornali online per seguire tutti questi accadimenti di Mercato. mercati. Già Samarcic dice sì è fatta, no non è fatta. Sì, il procuratore sta parlando con il No, però è padre De fatta, non l'ha detto Laurentiis. nessuno, eh. È fatta, non l'è stato Vicino, detto. vicino hanno Guarda, scritto. su un giornale sta scritto ormai Samuelcic è del Napoli. Lo Però so, ma tu devi anche però devi questo. guardare con attenzione pure le testate. Perché ci sono testate, ci sono alcune che sono pagine Facebook e devono fare solamente i like, quindi forzano il titolo. Quindi bisogna sapersi districare anche quando si va su internet tra le varie testate. Speriamo che da Torino esca la rinascita. Grazie assai. Ciao Paolo, ancora tanti Ciao, complimenti. grazie. Ringraziamo alcuni amici. Delia. Bisogna acquistare un difensore veloce come Kim, dice il nostro amico Attilio. Dove lo Sì, trovo? però non è facile. Oddio, si trovano, No, a cercare bene cercando bene. si può trovare. Non è facile, veloce sì, bravo, preciso come è stato Kim l'anno scorso, no. Però io a questa domanda rispondo sempre alla stessa maniera. Cominciamo a stare meglio in campo tutti, in Esatto. tutte e due le fasi, in tutte le fasi di gioco, transizioni, fase difensiva, fase offensiva. Tutte le fasi di gioco, stiamo meglio in campo e ti faccio vedere come pure qualche giocatore meno forte di Kim se la cava bene. Matteo invece ti chiede un parere su Farioli per il prossimo Ma non ce anno. l'ho ancora, lo sai, Neanch'io, perché mi sono neanch'io. viste le partite. Se ti devo dire che mi sono entusiasmato come mi entusiasmo quando vedo il Brighton, non te lo dico No. sinceramente, che non significa che non sia bravo, è molto bravo. Però non mi ha dato proprio quella sensazione, cioè non ho visto proprio una mano, poi è un ottimo allenatore, però non ho visto proprio, sai, l'impronta di quello che dici, cavolo, quello lo riconosco, è lui, è quell'allenatore lì, però sicuramente è bravo. Silvana, rapidamente, ancora una volta il mercato lo fa De Laurentiis, ma questo non è stato l'errore di quest'estate? Ma io non lo so precisamente ora chi lo fa, con Micheli, con Meluso, penso che si stia consultando. Poi lo fa in che senso? Nel senso delle trattative, poi delle idee, non credo che siano No, sue le idee non le credo. idee partono da altri, poi la trattativa entra in scena il presidente. Grazie Pierpaolo Matrone. Grazie a te Paolo, appuntamento a venerdì con Appuntamento a me. venerdì con Pierpaolo, grazie a Delia Zito che Grazie a troviamo voi. la prossima settimana. Adesso Buona serata, grazie. c'è il film Grandi Magazzini e poi c'è la replica Prima hai di citato pure Villaggio, questo è il film di Paolo Villaggio, quindi si può contro perfetto. gli altri Paolo Villaggio, Sì. tanti attori famosi. E poi c'è la replica di questa trasmissione che torna domani alle 19:50. Un saluto da parte di Paolo Del Genio e buona serata a tutti.